Ok, allora saluto Monia da Manhattan, una località abbastanza conosciuta, forse più per le apparizioni televisive che si fanno solitamente, oppure si parla di Manhattan, magari anche in modo non proprio ortodosso, ma comunque una località molto, molto famosa dell'America. E lei è andata a vivere proprio là, da Milano, dalla Caos di Milano, ha scelto di andare a vivere là e ci dirà anche il perché e soprattutto da quando è nata questa idea di partire, di fare le valigie di sola andata. Certo, buongiorno a tutti innanzitutto e niente, io sono felice di essere qui con voi questa mattina. Sono a Manhattan da circa 10 anni con una piccola interruzione tra il 2007 e il 2009 per poi essere ritornata dal 2011. Sono qui con la mia famiglia, ci siamo spostati per il lavoro di mio marito in sostanza. E niente, ormai i miei figli sono adolescenti, sono più americani che italiani, direi. Quindi con il vantaggio della doppia lingua, perché Sì, certo, loro voi sono. parlate inglese, penso, a caso, oppure... No, 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 a casa manteniamo l'italiano, se no Ah. con i nostri figli non si riesce più a comunicare. Ah, Cioè, ok. loro sono perfettamente bilingue, stanno andando in scuole americane, e anche se le elementari le abbiamo fatte fare alla scuola italiana, È e poi invece. un po' difficile però fare le mie, forse prima magari no, era più semplice. Non No, hanno abbiamo una. Guarda, avuto qualche difficoltà? No? a dire la verità, pochissime, anzi quasi zero, perché Ah. comunque la scuola italiana è stata un buon inizio così per bilanciare le due lingue. E poi con l'inizio delle scuole medie abbiamo deciso di affrontare proprio il sistema scolastico americano al 100%, anche in previsione di rimanere di più, perciò poi qui è tutto molto più complicato anche con la selezione delle high school piuttosto che i college. Allora volevamo che loro avessero proprio un'impronta americana al 100% e così stiamo facendo. Adesso io ho mia figlia in seconda superiore che inizia adesso a settembre e il mio figlio che deve fare la terza media, insomma. Però a casa parliamo italiano perché altrimenti già loro parlano benissimo, ovviamente. Scriverlo Che tentennano cosa? un po' L'inglese? Ah, l'italiano. italiano. Sì, no, inglese lo scrivono, lo parlano benissimo. Però ecco, con l'italiano, avendo solo avuto una base di quinta elementare, capisci che insomma parlano, scrivono, però qualche H Ma voi scappa, le devo tornate chiedere. ogni tanto in Italia oppure... Sì, noi torniamo regolarmente tutte le estati per circa un mesetto, anche un mesetto e mezzo, di solito luglio fino a metà agosto, e niente, quello è il nostro, E tu, se diciamo. posso permettermi di chiedertelo, che tipo di attività svolgi lì, tu o tuo Allora, marito? io finalmente sono riuscita a crearmi un po' il mio piccolo spazio e ho iniziato da un paio d'anni, quando ormai insomma non avevo più vincoli di babysitter, a fare la guida turistica. Ho preso la licenza, c'è un test da fare qui in città presso un ufficio particolare, eccetera. E niente, finalmente sono diciamo autorizzata ed è un paio d'anni che onestamente faccio questo lavoretto. Prima l'ho fatto quasi per gioco, proprio così per intrattenere Ecco, magari torni a curiosità, ma amici. una guida turistica reperibile dove? Nel senso, io vado sulla piattaforma, visto che adesso ci sono tante pagine, non lo so, italiani a Manhattan che aiutano molto, no? Certo. Allora, Diciamo, io ho tu come fai a una. farti conoscere? Sì, mi sono creata una paginetta Facebook, quello sai con il public page del business. E poi sono iscritta adesso alla Guide Association of New York City, perciò ecco le varie agenzie con cui magari sono in Aspetta. contatto mi trovano lì, pure anche tranquillamente su Facebook, digitando Guida Turistica New York City, proprio semplicissimo, NYC. E niente, poi ovviamente ho un po' sparso la voce tra amici e parenti, insomma. Ultimamente vedi molti italiani arrivare. Moltissimi, sì, io sono addirittura rientrata dalle vacanze un bel 15 giorni prima, proprio perché in agosto ho ricevuto diverse richieste di tour e allora insomma ho detto, vabbè, visto che ho iniziato questa cosa, la voglio fare bene. E allora Perché è una così città molto ho. grande. Sì, certo, è molto grande, perciò diciamo da vedere c'è tanto, da capire c'è di più, e ci sono anche tante Invece curiosità, tuo marito in tante. che ambito è?
Mio marito è in campo finanziario e niente, lui si occupa di financial business e svolge questa attività ormai da diversi anni Quindi e ti avrà anche qui. dato un sacco di carte di credito. Non esattamente, non esattamente. Poi lì avete ovviamente l'assicurazione sanitaria, no? Sì, certo, sei obbligatoria, abbiamo la green card, abbiamo l'assicurazione sanitaria, Che abbiamo dicono insomma che tutto sia quello. abbastanza aumentata, cioè dopo il progetto di Obama, che secondo me era un'ottima cosa, che adesso vogliono o hanno cer stanno cercando piano piano di limare molto, siano aumentati un pochettino i costi, diciamo, non sono proprio alla portata di tutti, qualcuno diceva. Beh, ci sono diversi piani, chiaramente dipende da che piano fai. Non so, ad esempio, noi abbiamo anche il piano tutto del dentista, per dire, avendo i figli adolescenti, sai, apparecchi, cose e Ma devi quant'altro. farne una per ogni componente familiare o ne fai una a No, livello? ce n'è una per tutti, però ognuno di noi ha il suo tesserino, che fa capo poi, in questo caso mio marito, che è diciamo, colui che copre i Quindi la costi cassa è del. unica, però È possono essere più. spettata, sì, dai membri della, una seconda dei membri della famiglia, certo. No, anche Però perché sì. l'assistenza sanitaria è una delle prime cose che bisogna vedere quando si va in un altro paese, Sì, insomma, è certo. fondamentale. Adesso Sì, magari voi poi siete qui giovani, però, specialmente, sì. però insomma sono cose importanti. Niente, quindi questa esperienza hai messo su, vabbè, questa paginetta e adesso ti occupi di condurre i turisti a vedere la città. Cos'ha di Mi piace particolare la tantissimo. città di Manhattan? Ma guarda, innanzitutto, vabbè, non possiamo paragonare, diciamo, le opere artistiche piuttosto che appunto la cultura che abbiamo noi in Europa. Però qui è tutto un grande concentrato, di tante cose che gli americani fin dai primi coloni sono riusciti a fare in brevissimo tempo. E l'hanno fatto bene, cioè questo è, diciamo, sicuramente una parte interessante, perché tu vedi come una città che all'inizio del 1600 era semplicemente una vallata di boschi e fiumi, praterie e paludi, e nel giro di pochissimi anni si è trasformata in Ecco, una però c'è metropoli. questa nomea, almeno in Italia, di Manhattan, un quartiere pericoloso. E quando si identifica il quartiere pericoloso si fa sempre riferimento a Manhattan. Come mai? Questo forse un 40-50 anni fa. Adesso si dice che appunto la città di New York sia una delle più sicure degli interi Stati Uniti. Perciò, guarda, io veramente non ho mai avuto brutte esperienze, sono in giro tutto il giorno, mi capita di uscire anche la sera, rientrare tardi, i miei figli vanno e vengono senza problemi, usano metropolitana, autobus, vanno a piedi. Mi sento proprio sicura, non vanno a scuola da soli, ma già da 2 o 3 anni. Ecco, Ecco, una cosa domanda che incredibile. faccio praticamente a tutti. Tu, mi riferisco alla città adesso, non so, dai pullman, a qualsiasi cosa che riguarda la città. Un'idea che dici, ma va che bella idea che usano qua, che potrebbero importare anche in Italia. Quale sarebbe la cosa che ti ha colpito che dici, beh, sarebbe una bella idea anche per l'Italia? Ma a livello di trasporti pubblici A dici? livello di città, in generale, dai rifiuti, qualsiasi cosa che riguarda la città. Cioè, ci sarà qualche cosa di Sì. particolare dove sono più avanti, insomma, più avanti dici, però bisognerebbe adottarlo anche Sì. noi questo sistema. Ma guarda, io dico la verità, anche quando ad esempio ci sono tanti lavori in corso, perché New York è una città praticamente in Un continua cantiere espansione, aperto. no? Sì, ecco, il comune, la città riesce sempre in qualche modo a garantire quello che sono i servizi pubblici. Perciò, insomma, è difficile che ti trovi sempre, che ti trovi a piedi, nel senso che dici, oddio, non funziona la metropolitana, adesso dove vado? Cosa faccio? Ecco che magari se c'è qualche problema sulla linea metropolitana aumentano i servizi con gli autobus, o viceversa, se c'è qualche problema sulla linea degli autobus aumentano la linea metropolitana. Oppure non so, c'è anche un servizio taxi che è abbastanza affordable, come si dice, nel senso che comunque ce ne sono talmente tanti che è difficile che tu proprio non riesca a
ad arrivare a un tuo appuntamento. Sì, può essere che arrivi in ritardo perché comunque il traffico devi metterlo in conto, però insomma ci arrivi, ecco, non è che sei bloccato, che dici oddio. Anche quando ci sono state le varie uragani, piuttosto che insomma problemi atmosferici, che qui quando ci sono abbastanza pesanti, ecco, nel giro di 24 ore stai tranquillo che qui la cosa viene ripristinata. Ecco, sono veloci, sono pronti all'esigenza. E invece qualcosa che tu insomma non apprezzi molto. Che qualche volta mi è capitato, ad esempio, che quando sei in locali pubblici, se non hai, diciamo, la padronanza della lingua più che perfetta, puoi avere a che fare con l'impiegato pubblico che va dall'impiegato postale al banchiere o non so, in qualche ufficio come questo qui dove ho fatto, ad esempio, l'esame della guida turistica, che non è che ha tanta pazienza di spiegarti le cose, cioè sono molto easy, come si dice qua, cioè se non capisci, non capisci, devi farti capire, insomma, non è che si mettono lì, fanno i Non sono carini, no? inglesi, insomma. Quindi Sono americani, è diverso. parlano veloce, scandiscono Sì, veloce. non è che stanno lì tanto a dire, oh poverina, magari non capisce, aspetta che glielo dico in un'altra maniera, oppure glielo spiego più piano. No, no, ti ripetono esattamente quello che ti hanno detto nella stessa, ma tu lo guardi così all'inizio, Senti, una poi domanda chiaramente. che era tema proprio settimana scorsa, se ne stava parlando. Sai che da noi se devi comprare, non so, una medicina, devi comprare una confezione da 30. Lì invece vendono le medicine sciolte, cioè come in Australia che c'è il Sì, contenitore, tu sì, sì. ne vuoi due, te ne danno due. Ah, no, 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 No? no, devi avere. No, tu vai nelle farmacie, hai le tue boccettine, che siano 20, che siano 30, adesso non ti so dire. No, ma non è che puoi andare a prenderti un'aspirina dentro Ecco, no, tutte siccome in alcuni le paesi questo è possibile, allora borse. Ah, pensavo ok. che No, io magari qui era possibile. onestamente non l'ho mai visto, Non a l'hai meno parlo di mai. New York. Non so se in altri posti americani ci sia una cosa del genere, però Ecco, qui non mi risulta. sei una guida turistica abbastanza tecnologica, cioè utilizzi magari questi mezzi anche per farti conoscere. Beh, certo, sì, assolutamente. Facebook è, diciamo, che è il social media più usato, poi sono anche su Instagram. Adesso volevo aprirmi un profilo LinkedIn e sono Però anche adesso è su Twitter, ma difficile non fare la lo guida uso tanto. turistica, soprattutto con i giovani, perché sono sempre attaccati al telefonino, quindi devi cercare qualche applicazione che li faccia vedere, probabilmente per terra, perché sono tutti attaccati al telefonino. Riesci a distrarli o riesci a distrarli Ti sento dalla. male adesso perché. Aspetta, hola, no, dicevo, riesci a distrarre i ragazzi, visto che sono tutti alle prese con il telefonino quando fai la guida? Sì, no, certo, sì, assolutamente, perché mi piace molto raccontare proprio nel dettaglio e poi soprattutto anche un po' curiosità sulla città, ma anche sui personaggi che hanno fatto la storia di questa città, perciò insomma in qualche modo riesco ad attirare la loro attenzione. Ho a che fare più che altro con adulti, detto tra noi, perché adolescenti al momento me ne sono capitati veramente pochi, però non ho avuto grossi problemi. Ho avuto due o tre famiglie con dei bambini in età proprio di scuola elementare e devo dire che i genitori sono stati contenti perché hanno detto che sono riuscita così in qualche modo a catturare l'attenzione anche dei bambini. E Ecco, niente, insomma, comunque perciò devo dire che. hanno sempre molta strada da fare per capire cosa vuol dire mangiare lì, perché mangiano male. Ma sai, Manhattan è un po' diverso, perché c'è veramente di tutto, è tutta, diciamo, un'America riunita a livello di culture, sia culinarie che insomma di altro tipo, perciò puoi veramente trovare tutto quello che vuoi, dal mangiare sano, 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 alle loro cose, diciamo, meno sane. Però se uno vuole veramente può trovare dell'ottimo cibo e insomma alimentarsi nella maniera giusta, No, ma ecco, dico, per anche esempio, l'etichetta del biologico si vede anche lì o non sanno neanche che Sì, cos'è? no, 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 qui c'è l'organic, qui c'è l'organic, se anche vai a fare la spesa, che compri le cose organic, devi aprire un mutuo, però insomma le trovi, voglio dire. Tu No, guardi no, diciamo le etichette quando che è vai a molto comprare le cambiata la cose? città anche da questo punto di vista. Com'è? Tu guardi le etichette quando vai a vedere, quando vai in qualche supermercato?
Sì, assolutamente, assolutamente. Io cerco di comprare soprattutto latticini, carne, formaggi, di questo tipo che siano certificati organici. Ecco, vabbè, magari qualche volta la frutta la prendo la loro locale, che comunque va bene, cioè non è che siamo mai morti se mangi una mela che è grossa così piuttosto che quella magari un po' più piccola. Poi, insomma, dipende un po' da tante cose, però da quel punto Invece, di vista sì, cerco di stare attenta. quando vuoi andare a vedere qualche Sì, zona, dimmi. insomma, ti sposterai con la macchina, quali zone vai a vedere, dove vai diretta? Sì, ci è capitato spesso di noleggiare la macchina, andare magari nelle zone dell'upstate, cioè all'interno dello stato di New York. Abbiamo visitato la capitale, che è Albany, che è una bellissima città. E poi comunque la zona qui dell'Upper State è molto verde, ci sono tante fattorie, perciò soprattutto adesso, in questo periodo che c'è, tra poco inizierà un po' la mania dell'apple picking, del pumpkin picking, queste cose qui, è molto bello visitare proprio le farm nei dintorni che stanno magari a West Chester piuttosto che East Chester, e sono zone molto carine, C'è un po' la, no, no, non dico la mania, inizio l'abitudine, macchina. sì, c'è qualche problema nell'audio, c'è un po' l'abitudine di andare a correre la mattina presto lì, mi pare, C'è l'abitudine, scusa? di andare a correre la mattina presto. Ah, sì, certo, ci vado anch'io. Sì, è bellissimo. Io sono vicinissima a Central Park, perciò è proprio un polmone di sfogo meraviglioso, devo dire, in tutte le stagioni. E sì, è sempre pieno di persone, pullula proprio di vita in qualunque ora del giorno e della sera, di notte no, però insomma. Fino alle 7 di sera c'è gente che corre, che cammina, Ecco, che passeggia. come Sì. vedete l'Italia adesso dall'estero, visto insomma le varie problematiche, poi tuo marito sotto l'aspetto finanziario ne saprà ancora di più. Come vedete Sì. tutto il percorso che l'Italia sta Ah. facendo, che insomma è sicuramente sono molti problemi, soprattutto per quanto riguarda gli extracomunitari, insomma ci sono tante Sì, tematiche infatti. che lì da voi non esistono, perché lì è una città multiculturale, insomma ci sono tante Sì. razze. Ma in effetti la situazione politica italiana un po' ci lascia così col fiato sospeso e questo discorso che dicevi appunto sugli immigrati è veramente davvero preoccupante. Adesso ho appena visto il blitz che hanno fatto a Roma e comunque anche io faccio parecchi tour con anche persone che mi arrivano dal sud, perciò magari siciliani o palermitani. Calabresi, pugliesi, insomma, ho avuto delle famiglie simpaticissime di persone veramente deliziose che hanno veramente questo problema, insomma, che pesa, ecco, No, sulla loro oltretutto vita c'è anche quotidiana. una bella differenza, che lì la polizia usa i manganelli, qua non può toccare assolutamente nessuno. Cioè, no, sembra, ma è importante, cioè, se hai No, la infatti, polizia che è vero. non può mettere un dito addosso a una persona, insomma, serve fino a un certo punto. Lo so, è vero. Lì Sì, però anche forse c'è qui, un se vogliamo eccesso. dire la verità, esagerano un po', esatto, perché insomma, più di una volta qui hanno veramente usato metodi, diciamo, anche fin troppo pesanti. E poi ci sono tutte le varie proteste, insomma, c'è sempre il pro e contro, Va ecco. bene, vuoi aggiungere ancora qualcosa che non Esagerano. hai detto? No, io direi che ho detto, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ovviamente l'Italia mi manca, ho sempre, insomma, nel cuore, insomma, la mia famiglia che di fatto è lì, perché poi qui siamo soli, insomma, sì, abbiamo amici, eccetera, però non è mai come avere, insomma, un genitore che, insomma, qualche volta così hai bisogno di qualsiasi cosa, anche una semplice E chiacchierata, quindi ogni tanto se prendi anche l'aereo e questi vieni qua. mezzi tecnologici. Sì, ogni tanto, una volta all'anno. Vabbè, comunque, insomma, poi dobbiamo sempre dividerci tra la mia famiglia e quella di mio marito, perciò alla fine sono sempre giorni rosicati, però ti perdi un po' tanto, insomma, io ho anche un nipotino che ha 2 anni, no, 3 anni, adesso a ottobre l'ho visto 3 volte, cioè, capisci, sono queste cose che ti mancano un pochino, no? Certo. Però del resto sono scelte di vita e niente, Beh, insomma, adesso siamo qui, sono cerchiamo sempre di. più i ragazzi che vengono, vabbè, al di là dell'America, magari
vanno a Londra, comunque vanno all'estero, sono esperienze comunque veramente utili. Adesso, soprattutto i Sì, no, ragazzi. no, no, non c'è dubbio. Io Dimmi. dico, non mi lamento della mia posizione, della situazione, della vita che stiamo facendo. Dico solo che, come in tutte le cose, quando si è lontani così Si apprezza tanto, di lontani. più l'Italia. Esatto, capisci? Eh sì, io per tante cose dico, ah, caspita, il cappuccino per dirti, no, una banalità, O gli spaghetti. cioè, no, qui te lo scordi il cappuccino italiano. Anche se ci sono tantissimi posti dove lo fanno buono, per carità, non voglio dire niente, poi soprattutto a Manhattan pullano di negozi italiani, piuttosto che ristoranti, caffè, eccetera. Però non so perché in Italia è un sapore diverso, sarà una questione psicologica, non lo so. Va bene, io ti E niente, ringrazio, ti comunque, dai. saluto e comunque teniamoci in contatto, visto che abbiamo questi mezzi, ogni zona è sicuramente Senz'altro. un punto di riferimento utile, per cui benissimo aver Certo. collegato e scoperto anche Manhattan. Grazie, un saluto a te e alla famiglia. Va Ciao. bene. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao.